Ciao a tutte, un bacione enorme dalla vostra amica. Allora, video per farvi vedere come io faccio le clip. Non ci vuole Einstein, non voglio farla sapientona, lo ribadico tutte le cose, perché anch'io, come tantissime, guardo altri video e imparo a fare le cose guardando altre persone. C'è pieno il web di ragazze che fanno vedere come fare le clip, non è che io arrivo adesso quasi nel 2017 a inventare fuori sta cosa, per carità, voglio ribadirlo perché non voglio commenti che sa che cosa è, per carità, ho imparato guardando altre ragazze, soprattutto una donna stupenda che è Kika73, ciao Erika, ho imparato soprattutto da lei perché io adoro i suoi video e le prime clip che ho fatto ho guardato i suoi tutorial praticamente, grazie Erika. E adesso faccio vedere quello che appunto ho imparato, perché anche io voglio farvi vedere che sono bravina, dai. Prima di tutto vi faccio vedere quello che ho già preparato. Poi, intanto che la pistola a caldo, qua della colla a caldo, si sta scaldando appunto, perché andrò a farvene ancora due, e allora vi faccio vedere un pochino. Qua nella scatolina piccola, allora, tengo tutte. Allora, queste sono praticamente stampate su carta, poi io le plastifico perché ho anche la plastificatrice, arriverà anche il video della plastificatrice perché è già pronto, non so quando lo metteremo, non so se lo vedete prima di questo, non lo so, non so niente. Queste così, ho fatto fronte e retro per coprire appunto la colla a caldo. Queste sono quelli che vendono da, faccio vedere subito immediatamente, da Tiger, che io li uso per fare le clip, adesso poi li attacco anche così perché loro sono già adesivi, ma io faccio le clip perché ho preso anche sta mania, grazie Erika tesoro che mi hai fatto fare sta mania qua. Così, i cuoricini con questi brillantini, i buffettini che io li adoro, mamma se sono belli, insomma questa è tutta roba plastificata, stampata e plastificata, poi io con pazienza li taglio e con pazienza faccio le clip. E qua c'ho dentro tutte queste cose, ancora buffetti ci sono, cuoricini, fiorellini, insomma tutto un misto così, questa scatolina. Li buttiamo dentro tutto e copriamo. E qui invece la scatola più grande, ci sono quelle un pochino più giganti, cioè ho fatto anche quella doppia, solo una l'ho fatta perché non so neanche io come potrà, quando mi arriverà la mia agenda che fra un mese arriverà. Non filerò da qualche parte, se ci sta, altrimenti rimane qua come referto archeologico. Poi vabbè, ho usato quelli piccoli sempre, ho fatto anche questi dei clip, perché queste sono uscite carine, sempre così, questi presi da Tiger, sono quelli per mettere sui pacchetti regalo, ma io ci ho fatto le clip, sempre visto da Erika, ciao. Poi fiore stampato, plastificato, fatto, guffetti, questa era una carta, una pagina intera con tutti questi guffetti qua, che avevo preso da Lidl, e io li ho ritagliati tutti, perché erano tutti, vedete che c'erano zig zag da ritagliare, e li ho fatti a clip, e uccellini, e guffettini, poi questo fiore bellissimo, questo emoji qua così, altro emoji, ho fatto ancora la clip, poi invece questi fiocchetti qua in feltro li ho presi dai cinesi a 1 euro, o forse 80, 1 euro, non mi ricordo, erano appunto 6 colori, ho fatto fronte e retro con, sono uscite 3 mulettine, un colore di qua, un colore di là, altra di Tiger, farfallina, sempre fatta stampata, plastificata, girasole, poi questo qua della Starbucks, bicchierino, che logicamente qua a fronte retro non era stampata uguale doppio, non poteva coprire la canuta, vabbè, fa niente, mi avete capito, tic tac, poi la Donuts, altro fiorellino, Kokeshi, bamboline giapponesine, che ne ho tantissime altre, forse già attaccate nell'agenda da qualche parte, o in giro comunque, o ve l'ho fatte vedere qua dentro, sì vabbè, ci sono, comunque sono dentro lì, e poi queste appunto sono quelle che ho fatto io, ma poi voi avete visto nei miei video qui, sì, queste vabbè ci farò altre clip, che sono quelli che sono arrivati adesso di Tiger per Halloween, e farò fronte retro con la zucca, con la streghetta, col ragno, farò ancora delle clip, eppure li attaccherò anche così perché sono adesivi, poi appunto ho questi, sempre di Tiger, e tutti questi che avevo preso dai cinesi, sono tutte mollettine queste che ho già attaccato qualcuno appunto sulla mia agenda, e lasciamole qua da parte che adesso non ci servono, e appunto poi vi voglio fare vedere come stanno bene, cioè io le metto da tutte le parti, adesso comincio a sparaflesciare. Poi ho creato anche questa che mi ha regalato la mia bambina al regalo che mi ha fatto il compleanno, mi ha messo anche la sua creazione in pizla. Ho usato un mollettone che compro da Tiger e ho coperto dietro per non far vedere la colla a caldo, ma guardate che bello, non potevano farci la clip, Erika, mannaggia te, non potevano farci una clip, ma sembro lei davvero,
se vedrà questo video sicuramente si piscerà sotto dalle risate. Vabbè, adesso andiamo a vedere un pochino, e comunque c'ho qua anche l'altra agenda, vi faccio vedere tutte quelle mollettine lì gufose, farfallose, lì cucinellose, tutte dentro infilate. Sì, vabbè, la pazzia è partita, la nicchia è andata. Allora, come fare? Semplice, non voglio fare l'esperta, io prendo la mia figurina, quello che avete voglia voi di plastificarvi, non lo so, l'appoggio così, metto la mia clip in questo modo, prendo la colla a caldo che io ci metto un pochino qua e poi la sparo su dove c'è la clip, e poi senza ustionarvi, per carità divina, io schiaccio così appena appena e soffio, perché sennò scotta, sentite proprio la colla sotto, comunque anche se è plastificata si sente, e basta, bene che fatta, semplicissimo, comunque sta attaccata davanti in drio, foto miniatura. Ok, e adesso andiamo a fare questa cacchina, non potevo far stampare a mio marito la cacchina kawaii, mi mancava, eh. Infatti gli ho detto, fai, no, che bello, c'è la cacchina kawaii, ok, via, facciamoci la clip anche con la cacchina, anche qua, un pochino, ecco, magari esagero con la colla, voi mettete magari di meno, sì, devo provare, ma io dico, ho sempre paura, scotta, infatti mi raccomando, che mi guardate che mio video, che vi scottate, vi ustionate per colpa mia, io schiaccio così, però state attente perché Sharon si è ustionata, cioè con la mia presenza vicino, che mamma adorabile, comunque vedo, dopo si taglia via quando secca la colla, vedremo quale sta meglio. Comunque niente, dai, niente di così complicato, più che altro attenzione a usare la colla a caldo perché l'ustione fa male, fa male. Per carità, e dai, escono bene, come vedete anche qua il buffetto l'ho attaccato, a me piace, poi mi è partita sta cosa qua, sto piglio qua. L'abbiamo capito, non lo penso che in famiglia ormai siano stanchi di vedermi, a parte che io non do fastidio a nessuno, mi metto nella mia postazione, nel mio angolino, mi sentono ogni tanto tacchi tacchata, apri e chiudi le scatole, prendi fuori le penne e ciccia. Però vabbè, dai, non do fastidio a nessuno, non faccio niente di male. Fatemi sapere se vi piacciono, se avete già provato anche voi a farle, come vi sono uscite, se siete riusciti, insomma, se ci sono riuscita io, ci riuscite benissimo anche voi. Mi raccomando, state attenti se usate la colla a caldo. E basta, un bacione, spolliciate e fatemi sapere, io risponderò. Ciao ciao, dal prossimo!